Legambiente e Almaseges, una partnership che si consolida, qual è il senso e cosa chiede Legambiente al mondo dell'ortofrutta in generale? Beh, una partnership innanzitutto basata sulla qualità e sull'amore per l'agricoltura, per la sostenibilità, per il territorio direi in generale. Aristide Valente e Almaseges sono un'esperienza straordinaria da questo punto di vista, perché raggruppano una produzione che è una produzione di qualità, attenta al territorio. E questo nella patria della dieta mediterranea ha una valenza ancora maggiore. Certamente, perché si parla di tradizione ma anche di grande innovazione, di modalità innovativa di stare sui mercati. La Legambiente ci mette la faccia apponendo fisicamente anche il proprio logo su alcuni prodotti, cercando così anche di dare una mano in positivo, noi che siamo sempre stati l'associazione della denuncia di quello che non andava, cercando di dare una mano invece a quello che di buono, di positivo, di qualità viene prodotto sul nostro territorio. C'è ancora più bisogno di sicurezza per l'ortofrutta italiana. Dei dati stop pesticidi della Legambiente, noi abbiamo semplicemente organizzato i dati delle istituzioni. Il dato che emerge è che non si tratta tanto di campioni fuori norma, lì ci attestiamo sopra l'1%, anche se è in crescita. Quello che naturalmente ci viene fatto notare è che invece il 98,8% dei campioni è nella norma. Quello che noi mettiamo in discussione è che innanzitutto i residui che si trovano sono così marginali nella quantità che testimoniano il fatto che spesso i pesticidi nel nostro paese vengono usati in maniera preventiva, e non perché, guardate, gli agricoltori sono cattivi, ma perché ad esempio si trovano a combattere contro fenomeni come i mutamenti climatici. E credo che il mondo agricolo italiano debba avere l'ambizione su questo di porre per primo una proposta. Questo dovrebbe essere, credo, il lavoro delle associazioni di categoria. Non ha senso chiudersi in una difesa corporativa, ma invece bisognerebbe avere l'ambizione anche di sfidare la Legambiente nei contenuti e una proposta risolutiva. Noi ci stiamo.